Centinaia di bancali di arance di Ribera DOP pronti per la grande distribuzione organizzata per i mercati ortofrutticoli sono rimasti già ieri nei magazzini di lavorazione, con notevoli danni all'intero settore agricolo del territorio. È la conseguenza della protesta degli autotrasportatori siciliani sulla questione del caro carburante, che pur condivisibile sta però penalizzando gli agricoltori del comprensorio di Ribera. A lanciare l'allarme è stato il presidente del consorzio di tutela dell'arancia di Ribera DOP, Giuseppe Pasciuta. Diciamo che i magazzini di lavorazione che abbiamo nel nostro territorio, la merce è rimasta nei magazzini, quindi con il rischio che se entro oggi non si sblocca la situazione, tutta questa merce può essere perduta, quindi con il rischio di lavorazione. Intanto, stando questa situazione, oggi i magazzini sono fermi. La speranza è che le istituzioni interessate, il governo nazionale, possa assumere delle decisioni per venire incontro ai motivi, diciamo, che hanno portato gli autotrasportatori al blocco. Questa situazione certamente noi non la condividiamo nel metodo di bloccare, ma è opportuno che comunque venga risolta, anche perché stiamo bloccando l'economia siciliana. C'è la notizia di questa mattina anche nella zona orientale, i centri di lavorazione, le prodotti agricole anche in quelle aree non sono partite. Non vi sono alternative per gli agricoltori riberesi che dipendono dagli autotrasportatori per la commercializzazione delle arance. Se si bloccano i tir, le arance rimangono nei magazzini. Nessun'altra alternativa. Noi il 100% del prodotto viene messo sui camion, quindi in genere viene fatto il trasporto via nave da Palermo per la destinazione Napoli o Livorno, ma sempre su gommato. Il problema diciamo, è di questi giorni è che i magazzini sono pieni, quindi vanno assolutamente risolti al più presto. Se è stata bloccata la raccolta, proprio perché se non si riesce a lavorare il prodotto e a spedirlo nelle varie piattaforme, nei vari mercati ortofrutticoli d'Italia, diciamo siamo fermi nel pieno della campagna agrumicola. Sostanzialmente è questo che ci preoccupa, che siamo nel momento in cui diciamo, siamo a un buon livello di commercializzazione e arrivano questi blocchi che certamente stanno facendo notevole danno. Al danno immediato si aggiunge il rischio di perdere mercati conquistati a fatica negli anni dal Consorzio di tutela dell'arancia DOP di Ribera. La grande istituzione trova subito le soluzioni, si rivolge a chi è nelle condizioni di poter fornire il prodotto. Sostanzialmente è questa la situazione. Quindi, nel momento in cui mancano le arance sui bancali della distribuzione, sui mercati, si rivolgono a chi magari in Spagna o altre regioni sono pronte a fornire il prodotto. Abbiamo acquisito notizie che anche la Puglia con i propri prodotti agricoli stanno avendo questo tipo di problemi. Però, dico, sostanzialmente in passato abbiamo registrato questo tipo di blocchi e si sono risolti in pochi giorni. Quindi la speranza è che già da partire da stasera possano diciamo, attivarsi di nuovo la normalità nei collegamenti e che diciamo, tutto riprenda come prima.